Per una bellezza naturale servono almeno 2 ore davanti a uno specchio. Sigla. Nuovo divertimento, nuova puntata di Da Blog a Blog. Bentrovati dalla Donato. Oggi andremo a parlare un po' di make-up, come avete sentito dalle mie parole dell'inizio, appunto per passare, cioè si deve passare per forza delle ore davanti allo specchio per avere poi un risultato che, volendo, può anche essere naturale ma piacevole. Di questo e di tanti altri trucchi del mestiere proprio di make-up ne vorrei parlare con la blogger di oggi. Lei si chiama Laura e io la chiamo con voi. Eccola qui, la nostra Laura Makeup. Ciao! Ciao a tutti! Come va? Tutto bene, grazie. Sai che comunque pensare un attimino a una fashion blogger alla fine che comunque parla di trucchi e di make-up, mi aspettavo una tipa un po' più eccessivamente truccata, se vogliamo. Sì. Qualcuno che azzardasse magari in questo periodo dei colori un po' più fluo rispetto a quelli che hai tu in questo momento. Vado molto a giorni magari sul nude, altri giorni io sono un po' di più, dipende molto dall'umore, dall'outfit. E oggi questo umore com'è? Un po' romantico probabilmente. Sì, un po' tranquillo, un po' easy. Un po' easy, anche un po' romantico, perché poi il rosa è un po' un colore romantico, è il mio colore preferito, però dico, è molto romantico. Assolutamente. Allora, parlami un po' di questo tuo blog, iniziamo appunto col citare il nome del blog. Fashion Life, appunto. Sì. E nasce ormai 6 mesi fa, diciamo dopo tanti pensamenti se farlo o meno, alla fine ho ceduto. Perché ripensamenti? Cosa non ti andava? Un po' ho paura delle critiche, un po' non so, magari non mi sentivo all'altezza, poi invece comunque ho pensato, è un modo come un altro per condividere una passione, quindi perché no? Bene, allora, e condividi questa tua passione, quindi la passione per, ma non solo per i trucchi, se vogliamo, Laura, no? Un po' per tutto il mondo del beauty, fashion, ma anche diciamo le cose quotidiane, insomma. Esattamente. E decidi così appunto di condividere questa tua passione in questo blog. Nasce quest'idea da non molto tempo, hai detto 6 mesi se non erro. Sì, da febbraio. Però non è l'unica idea che comunque hai portato avanti, perché mi dicevi a telecamere spente che tu hai anche un canale YouTube, se non erro. Sì, freschissimo proprio perché non ha nemmeno 2 mesi. Sì. Però devo dire che inaspettatamente sta avendo più successo ancora del blog, quindi devo dire sono contentissima di questa cosa. Cosa fai con questo canale YouTube, Laura? Lo condividi su Facebook, Sì. magari, piuttosto che sui vari Cerco di social? farlo, sì, cerco di farlo conoscere tramite Facebook, Google Plus, Twitter, diciamo un po' questi social network che un po' aiutano, insomma. No, aiutano molto decisamente, soprattutto i blog, soprattutto per le visualizzazioni. E Sì. io volevo ricordare, non so se posso, se la cosa ti offende un po', comunque ti gratifica, che anche Clio, che ad oggi appunto a Clio è stato dato un programma televisivo, no? In onda su Sì. Sky, anche Clio iniziò così. Sì, assolutamente. Diciamo che ormai è un mondo conosciutissimo. Magari quando ha iniziato lei era una cosa molto più chiusa, Sì, un sì. pochino meno conosciuta, ecco. Certo. Allora, Però mi è vuoi iniziare un stata attimino proprio tu proprio. a parlare delle varie sezioni, come dividi questo blog? Perché io appunto vedevo che per esempio nella sezione make-up non vai soltanto a parlare, magari uno si aspetta che cliccando su make-up ci sono colori, le tendenze e tutto il resto, ma vai a parlare per esempio anche dei pennelli. Sì,
Faccio sia, diciamo, tutorial proprio di make-up o cosa, parlo... Cosa? Dico, faccio sia i tutorial di make-up, sì, quindi proprio sì. come truccarsi, e poi Sì. anche parlando proprio di singoli prodotti, magari delle mini review che comunque sono utili magari per chi guarda, per farsi un'idea. Certo, parli proprio di tua collezione di pennelli e vuoi dire che praticamente i tuoi pennelli per te sono magari come sono per me le mie scarpe, forse? Sì, proprio, ma dei bambini praticamente. Sei gelosa dei tuoi pennelli, Laura? Sì, ma proprio dei trucchi in generale. Ah, sì? Sì. È una passione proprio allo stato puro. Sì, cioè se esco e non compro qualcosa di make-up, qualcosa non va. Non ce la fai, non ce la puoi fare. No. Vedo anche che metti comunque i prezzi, suggerisci sì, anche sì, proprio, sì. E non solo l'articolo, ma appunto il... È anche un lavoro, quindi, a questo punto. Oppure... Beh, oddio, lavoro non posso proprio definirlo perché non ricevo compensi né da aziende né niente, quindi è più proprio un hobby. Mm-hmm. Quindi tu suggerisci il prodotto e metti il prezzo, ma è soltanto un'informazione che piace sì. a te e ti piace condividere appunto con i tuoi lettori. Anche perché appunto sono tutti prodotti low cost e quindi diciamo il mio obiettivo è anche far capire che ci si può truccare, avere una modesta collezione di make-up ma senza spendere cifre esorbitanti, insomma. Laura, questa passione l'hai coltivata o comunque è una passione che arriva anche dal lavoro o è passione punto e basta? Nel senso, no, mi spiego meglio, sei un estetista? No. No, purtroppo non faccio nulla attinente a quello diciamo che è la mia passione. Sì. Mi piacerebbe, ma le accademie di make-up purtroppo hanno dei costi davvero molto molto alti e quindi non sono proprio abbordabili a tutti. Mm-hmm. E quindi diciamo la tengo proprio solo come passione e basta, insomma. Bene. Quando parli di prodotti finiti, Laura, sì. a cosa ti riferisci nello specifico? A tutti i prodotti che in famiglia riusciamo a finire, comunque visto che compro, sì. arriviamo a un punto che abbiamo veramente troppi prodotti e iniziamo a smaltirli, da sì. shampoo, balsamo, bagnoschiuma, prodotti di make-up. Sì. E quindi mi piace comunque condividerli perché la domanda che faccio sempre alla fine è lo ricompro? Ah, ecco, quindi comunque c'è proprio una sezione che tu dedichi a questi prodotti che finisci e effettivamente, sai, mi hai fatto venire in mente, ho anche io la pochette assolutamente stracolma di articoli e di vari ombretti e cose del genere e quando stanno per finire, se mi sono trovata bene non li butto, cioè lo lascio lì in attesa di proprio di godermi l'ultima goccia di prodotto. Altri invece magari dopo anni dice vabbè è da anni che è posato lì, lo butto, ma in realtà la pochette, secondo te, ogni quanto andrebbe rivista? Beh, oddio, se dovessimo proprio dar retta alla scadenza, al PAO che ha riportato dietro al make-up, in teoria più di un annetto non potrebbe stare, però se ho fatto questo ragionamento dovrei buttare troppa roba e quindi, diciamo, finché l'odore è ancora buono, il prodotto ha ancora una buona stesura, cerco comunque di sfruttarlo al massimo. Però ecco, il consiglio è quello, quando un prodotto incomincia ad avere un po' troppi mesi, di incominciare a smaltirlo un po'. Senti, il tuo blog io lo vedo abbastanza aggiornato comunque. Quanto tempo ci impieghi? Quanto tempo dedichi al tuo blog? Prima del canale, prima di aprire il canale YouTube, lo aggiornavo ogni giorno. Uh-huh. Adesso con il canale un pochino devo ancora trovare il giusto equilibrio canale-blog, però comunque 2-3 volte a settimana riesco diciamo ad aggiornarlo e per il canale sto dedicando un po' più tempo visto che diciamo, è più nuovo. Sì, bene. Però cioè, ci spendo davvero tanto tempo e mi piace farlo effettivamente, cioè non è un peso. Laura, adesso ti faccio una domanda. Spulciando e scorrendo appunto tra le pagine di questo blog, vedo a un certo punto questione di palato. Io sinceramente, che sono un po' maliziosetta, ma ormai si sa, ho pensato di tutto, ma tranne che all'interno di un blog che parlasse di trucchi, a un certo punto c'è una sezione invece dedicata alle torte, alla cucina, sì, in ogni caso. La mia passione, insomma.
Pensavo, sinceramente, pensavo al sapore proprio dei cosmetici, cioè il sapore che può lasciare un rossetto piuttosto che, non lo so, all'innamorato, a queste cose, no? Che magari possono dare fastidio al palato, ma non pensavo assolutamente che andassi ad abbinare una sezione completamente dedicata alla cucina. Mi vuoi parlare un po' di questa scelta? All'inizio diciamo ero un po' indecisa perché appunto non volevo andare anche fuori tema con il blog, però visto che comunque parlo sia di make-up che a volte outfit, quindi comunque le cose sono varie, ho deciso di mettere anche quest'altra piccola passione, visto che mi piace un po' stare lì in cucina a provare a fare cosine nuove, ho detto magari le ricette che diciamo mi piacciono di più, sono un pochino più particolari, le vado a condividere. E come l'hai unito? Cioè, passione, ok, ci sta, ma come sei riuscita a mettere insieme, o meglio, a scegliere la ricetta giusta per abbinarla poi appunto al tema base che è il trucco, che è il make-up? Beh, ogni tanto secondo me ci sta bene distaccarsi un pochino dal... Cioè, un giorno di oggi invece di make-up parliamo di dolci, pure perché quasi tutte sono ricette dolci, perché sono diciamo quelle che provo un pochino di più. E alla fine chi è che non piacciono i dolci? Vabbè, io preferisco il salato, lo continuo a sostenere. Sì. Senti, invece, un'altra sezione che hai è questo tuo outfit. Sì. Parlamene. Sì. Diciamo è quello che forse aggiorna anche un pochino meno, anche un po' per timidezza. Sì. Visto che comunque non ho un fisico perfetto come diciamo gli standard ci danno. E quindi non l'aggiorno quanto alle cosine di make-up. Sì. Però sono comunque sempre outfit estremamente low cost e quasi tutti comunque sportivi o semi eleganti. E cose davvero cioè, semplicissime che possono rifare tutti quanti senza, appunto, come dicevo prima, spendere troppo. Cioè, si può vestire bene anche con prodotti low cost come fosse il make-up, insomma. Senti, i tuoi prodotti di make-up tendi comunque quasi sempre a scegliere le stesse marche o vari un pochettino spazi? Come li scegli? Intanto diciamo il primo impatto è quello visivo, quindi il packaging è importante. Sì. E poi comunque mi piace provare sempre nuove marche, anche se con alcune se mi trovo bene diciamo rimango fedele e quindi continuo ad acquistare. Poi ultimamente sto diciamo scoprendo il mondo del bio. E quindi sto anche provando qualche marca bio perché comunque anche a livello di pelle poi la differenza si va a notare, insomma. Ho capito, ma questa cosa del bio la stai scoprendo perché magari ti sei andata a cercare qualcosa e quindi ti è interessato proprio come articolo, come prodotto o per quale motivo? Più che tutto perché usando magari dei fondotinta un pochino più aggressivi vedevo che comunque la pelle stava un pochino andando a rovinare con bollicine, brufolini vari. E da lì sono comunque incominciata un po' a informare vedendo i vari tipi di ingredienti, poi ho cominciato a seguire anche youtuber che ne parlano e quindi da lì ho cominciato a informarmi un po' di più e a cambiare un po' diciamo, gli ingredienti dei trucchi. Ho capito. Laura, le tue amiche ti chiedono consigli sui trucchi? Sì, ma oltre che le amiche, anche tantissimo su Instagram e sui social network mi contattano e in privato per chiedermi magari un consiglio su un make-up o su magari un prodotto di capelli e questa cosa devo dire fa davvero piacere. Certo. E pensate che proprio all'inizio hai detto non volevo mettermi in gioco perché ero un po' intimorita dalle critiche. Poi alla fine invece questa storia com'è andata? No, devo dire per fortuna fino adesso non ce ne sono state, quindi... Cioè, sono contenta, insomma. Quindi per adesso hai avuto soltanto approvazioni? Per adesso sì. Bene. Vedo delle collaborazioni. C'è qualcuno che collabora con te? E a livello di aziende per ora ho solamente avuto una collaborazione e qualcuno è in arrivo. E mentre a livello di persone abbiamo proprio con delle altre ragazze aperto un gruppo su Facebook. Sì. Dove facciamo delle collaborazioni praticamente settimanali quasi. Siamo tutte appassionate di make-up, abbiamo questa passione in comune e facciamo dei trucchi anche magari un po'
particolari, diversi dal solito. Abbiamo fatto un tutto ispirato ai sentimenti, uno ispirato ai fiori, quindi cose un pochino più particolari. Bene. Vedo anche una sezione completamente dedicata praticamente al pollice su e pollice giù, cioè top e i flop. Esatto. E lo aggiorni mensilmente, cioè mensilmente tu dici il prodotto del mese che secondo me è andato benissimo e quello che invece è andato peggio. Ma secondo quali canoni? Secondo quelli che utilizzo di più, insomma, cioè alla fine i top sono quelli che utilizzo di più e mi ci sono trovata meglio durante il mese. Sì. E i flop generalmente sono quelli che provo ad utilizzare, ma per un motivo o per un altro qualcosa, diciamo, non mi piace e non riesco a sfruttarlo come voglio. Capisco, capisco. Perché per fortuna i flop sono sempre pochini, per fortuna. Perché tu realmente quindi in un mese provi più di un prodotto? Sì, sì, sì. Cerco comunque di... dato che comunque la collezione di make-up è vasta, e cerco di farli girare fra di loro in modo da provare sempre più cose, anche appunto per fare delle review, per... Capisco. Li scegli più per passione, gusto tuo o per moda e tendenza? No, assolutamente per gusto. Mm. E la moda invece, la tendenza, per esempio io ho iniziato appunto dicendoti mi aspettavo una fashion blog che parlasse di make-up truccata con questi colori che per adesso ci sono un po' non lo so, base acqua, mi pare si chiama, un po' lucidi, fluo, queste cose un po' così. No, diciamo, sai, io non seguo molto la moda, quello che mi piace utilizzo, non vado molto a queste cose. Poi magari c'è il giorno che faccio un trucco più carico, perché magari l'outfit lo permetto, magari perché ne ho voglia, e il giorno che magari, ecco, particolarmente non so, voglia di mettermi lì a perdere tempo e faccio un semplice trucco nude. Assolutamente. Senti, secondo te, come per gli abiti, diciamo, un abito te lo devi sentire addosso, ti deve stare bene o deve seguire la tendenza? E praticamente mi hai risposto dicendomi io non seguo la tendenza assolutamente, la cosa mi deve piacere. Però addosso agli altri, io in questo caso ti parlo dalla TV, secondo te una cosa mi deve stare bene o comunque di tanto in tanto quel pizzico di tendenza lo consigli? Ma sì, magari quel pizzico di tendenza ci può stare, però alla fine più che stare bene, penso se piace a noi stessi vuol dire che sta bene. Certo. A me, anche se una cosa non mi piace addosso, ma qualcuno mi continua a dire ti sta bene, io non mi convinco, quindi... Capisco. Sarà che comunque, ecco, appunto sì, il pizzico di tendenza ci può stare, però secondo me il gusto personale fa tanto. Parlami un attimino invece di quello appunto più che del momento prodotto, come li metti là sul sito, ne metti uno al mese, un pollice su e un pollice giù. Io ti parlo proprio dell'estate, di questa stagione. Quindi per questa stagione secondo te qual è il prodotto che è andato per la maggiore e quello che invece tu butteresti nel cestino senza pensarci? Ah, per me il prodotto che in assoluto va di più in estate sono gli ombretti appunto colorati, glitter, cioè super scintillanti, che specialmente con l'abbronzatura ci stanno benissimo. Sì, c'è una tonalità piuttosto che un'altra? A me piace tantissimo il color oro, come sta in estate soprattutto. Quindi mi piace tantissimo, anche il verde acqua, e quindi sono questi colori chiari, un po' pastello, anche proprio in generale per l'estate li vedo meglio magari che i colori caldi autunnati. E anche i rossetti, comunque d'estate se non si vuole mettersi a perdere tempo con un trucco occhi, si mette magari un rossetto acceso e il look è finito. E, diciamo, il prodotto che cestinerei sono tipo, ecco, i fondotinta, visto che magari in estate la pelle va lasciata un po' a respirare, anche perché si spera che un po' di abbronzatura prima o poi ci sarà. e poi per me una cosa personale sono le tinte labbra, che non mi ci trovo chissà che bene, perché comunque tendo ad avere le labbra secche, quindi non è un prodotto che cioè i rossetti quelli là proprio che ti danno sensazione stile anni 80. Sì, proprio quelli cremosi. Sì. Quelli a me ricordano davvero un po' gli anni 80. Sì, è vero. Anche se comunque come tonalità e anche nei colori, secondo me ci siamo avvicinati nuovamente a quel periodo. Sì, assolutamente. Alla fine le tendenze ritornano poi.
Senti, questo relax di cui parli tu, delle mani, rilassiamoci facendoci le mani. Allora, adesso io ti dico la verità, io ho delle mani abbastanza curate, che faccio fare molto spesso e tutto il resto, ma non mi rilasso tantissimo, perché no, ci impiegano del tempo. Dico, non lo so, non so se magari la ragazza le fa a me un po' più lenta rispetto a qualcun'altra, però in realtà io non mi rilasso affatto. Perché parli di relax? Per me è proprio un momento relax, mi metto là sul letto con tutti gli strumenti e cosine necessarie, per me è proprio quel momento settimanale del cambio dello smalto, è relax per me. Ah, ecco, magari per me, non lo so, il momento crema, quello lo vedo più relax, però me lo prendo giornalmente. Invece per me quello è più un momento rottura, perché sono più pigra. No, là spalmo, mi incremo, vado più a fondo nei posti quelli un po' più critici, però mi rilasso e mi impegno un po' di più. No, le mani, stare lì, non mi piace tantissimo, però mi rendo conto che è tutto molto soggettivo. Sì. Senti, quindi mi dicevi, critiche fino ad ora non hai ricevuto. Invece il messaggio, la mail più bella, quella che davvero ti ha fatto quasi emozionare, ci hai visto che bella soddisfazione? Qual è stata? Devo dire che sono parecchi commenti che ricevo su Instagram che mi lasciano davvero contenta, che dicono che faccio compagnia specialmente con i video YouTube, che trasmetto allegria, serenità, e sono anche delle cose carine da sentirsi dire. Ma quello in particolare, magari te ne ricordi uno, un commento un po' più... Sì, una ragazza che mi ha scritto che mi segue sempre, qualsiasi tipo di video faccio, perché... diciamo, sono come un'amica che dà dei consigli, e comunque è una cosa piacevole. Laura, perché dovrebbero seguirti? Ma bella domanda, perché do qualche consiglio magari anche riguardo gli acquisti e riguardo il make-up, e il momento, diciamo, per passare un po' di tempo tranquilli. Senti, io concludo sempre con la stessa domanda. Se il tuo blog avesse un colore e fosse un materiale, quale sarebbe? Un colore assolutamente rosa. Sì. E un materiale, direi, seta. La seta. Come mai la seta rosa? Boh, perché è un abbinamento che mi piace particolarmente anche nei vestiti, quindi... È una cosa proprio che mi sa di elegante, di chic. È una cosa più tua, quindi, che te, il tuo blog. Sì. Il tuo blog è curato assolutamente in maniera personale, comunque. Sì, assolutamente. Mi ha aiutato molto il mio ragazzo per la grafica, cioè proprio per sistemarlo. Sì. Senti, Laura, ricorda i tuoi contatti a questo punto, tutti quanti, quindi compresi i social, la pagina YouTube, tutti. Ricorda tutti i tuoi contatti, dove ti possiamo seguire. Allora, quindi potete trovarmi appunto sul blog, Fashion and Life, blog1.blogspot.it. Sì. E sul canale YouTube come Laura Martone, non ho avuto molto fantasia per quello. E poi semplicemente per mail, per qualsiasi tipo di contatto, lauramart1990@gmail.com. Hai detto che vieni seguita anche molto su Instagram, quindi dici anche quello Instagram contatto. Sì, lauramakeup90. Perfetto. Laura, è stato un piacere averti con noi. Io ti saluto. Grazie, e ti a saluto voi. Anche Sud. Ciao Laura. Grazie mille, ciao. E anche per questa puntata ci siamo divertiti insieme, tanti colori, tanti suggerimenti. Io vi consiglio appunto sempre di guardare, dare una sbirciata a questi blog che appunto vado ad intervistare, a questi blog che vado ad intervistare. Da Mariangela Donato, le sue comari assolutamente ben vestite, da blog a blog e da Sud, baci a pioggia!